Quali i punti programmatici che Mario porterà avanti con Scelta Civica? Alcuni degli obiettivi da raggiungere sono le riforme che furono proposte dal Premier Monti nei mesi del governo della strana maggioranza, bloccate poi dai vecchi partiti. La nuova legge elettorale senza i trucchi del Porcellum, quella che serve per ridare agli italiani il diritto di scegliere, e ancora il taglio del numero dei parlamentari, il taglio del numero delle province e il taglio dei costi della politica, e le norme anticorruzioni fondamentali per lo sviluppo. Questo è l'inizio del programma. Adesso finalmente si può modificare l'IMU anche sulla prima casa, abbattere l'IRPEF di 2 punti e l'IRAP per le aziende, usare i soldi recuperati dall'evasione fiscale direttamente per ridurre davvero le tasse e creare un fondo per il lavoro di giovani e donne, le pari opportunità e l'agenda sociale, una politica attenta alle famiglie e alle famiglie numerose che permetta anche ai giovani di potersi sposare e avere una famiglia senza paura, l'assistenza domiciliare agli anziani e alle persone con disabilità, la cittadinanza ai nuovi italiani. Scelta Civica è nata per dare una prospettiva ai milioni di italiani che vogliono cambiare il paese. Mario è capolista nel Lazio con Scelta Civica, per non tornare indietro, per il bene comune, con chi lo ha fatto tutta la vita.